Allora, la parlata corrente ha inventato un ausiliare che è lo stesso che tengono gli inglesi. Facciamo sempre a chi sono gli inglesi. Allora, correttamente si dice rimana, vorria mangiare la pizza, vorria. Ma se vorria è ausiliare del basà, ci può stare. Perché io devo avere il tuo consenso, quindi questa ausiliare volere. Col tuo permesso. Guarda come è profondo, Ma sul mangiare assolutamente no. Ma da voler essere sciuto, fammi con me. Di mano non vado a mangiare. Dipende da me. Vorrei mangiare. Anche se poi ci sono dei grandi letterati napoletani, Pasquale Rocco, Ferdinando Russo, lo stesso di Giacomo, che hanno provato ad immaginare il futuro. Allora, rimana, mangia via una pizza, ma mangia via una pizza. Beh, è una cosa che non ha attecchito, perché noi ci portiamo indietro una cosa che sta scritta qua. Queste pietre, che tengono 2500 anni, parlano il futuro. E allora, guardatele bene. Sulle pietre sono incisi dei segni geometrici elementari. Qua per esempio ci sta una croce sbilenca, là una E capovolta, là una L, lì una T. Le vedete? Sì. No. Sì, sì, vicino al muro. La croce non la vedo. Ecco, ogni pietra ci sta, sulla pietra ci sta un segno. Ma quale pietra? La prima? Sì, questa è qua, questa è la croce. Ma no, qua giù ho visto, questa centrale. Sì. Ora. Ah, là ce n'è un'altra però. Sì, sì, quella è una L, là, sì, non è sotto sta la L girata. Ma esatto, L. Ci sono dei segni elementari, perché nel V secolo avanti Cristo le popolazioni oste si ribellarono alla dominazione politico-culturale degli alcunti greci e scatenarono una rivolta, quella che è passata alla storia come la rivolta degli italiani. Gli alconti mandarono a chiedere rinforzi dalle città della Magna Grecia di riferimento, dove si trovavano per l'occasione a stazionare i reduci della campagna in Asia di Alessandro Magno, e quando arrivarono qua ci scusettero buono e meglio, quindi la rivolta fu sedata. E gli alconti, per evitare successive morte, emanarono un editto: vietato pensare e parlare al futuro. E noi dopo 2500 anni ce la scondiamo ancora questa cosa. E speriamo di non perderla però. Perché chi contravveniva veniva attaccato nelle pubbliche piazze a quattro cavalli, strozzati nelle opposte direzioni, squartato vivo, e quindi questa cosa si è attecchita profondamente. Ma queste pietre, cioè gli schiavi che hanno portato queste pietre, trasportando da braccio dalle cave di Capodimonte fino a qua, hanno lasciato dei segni e hanno detto: io sono passato di qua. E sono 2500 anni che ci parlano. E noi che abbiamo combinato questa monnezza. Quella giù ci sta, quella giù, vedete? Là. No, ma è pieno. No, quella è proprio la B, proprio fatta così, con sopra un segno. Ma è pulito. Avete capito che sono queste pietre? Si mangiano le pizze da 2500 anni a venire avanti.